di risico della editrice giochi posteriore al 1983. Posteriore all'83 perché in tutte e due c'è la citazione dell'articolo di legge della legge del 10 febbraio 83 sulla tutela dei bambini. Questa scatola ha anche, qui vengono citate, il fatto che, a parte c'è anche nella normativa, c'è già con un adesivo, quindi è stata attaccata semplicemente, ancora non stampata sulla scatola, ma sulle pa parti piccole che possono essere ingoiate dai bambini con di età superiore a 36 mesi. Quello che interessava è che in questa scatola non c'è il confine tra Medio Oriente e Egitto, ma una linea nera che viene indicata dai giocatori, dai collezionisti, come il canale di Suez. Mentre nelle edizioni appena prima, dove non c'è neanche la citazione per le parti piccole e il marchio c'è, il confine è presente. Ne ho trovate tante di quelle senza il confine, anche in scatole un po' diverse. Quindi, negli anni '80, diciamo che c'è stato un mescolamento fra le plance con confine e senza confine. Dal punto di vista delle regole, l'importante è mettersi d'accordo, prima di giocare, se si può o meno attaccare fra i due stati.